Iniziamo subito i lavori della sessione 2 dal titolo Dalla mitigazione degli impatti alla integrazione degli obiettivi. Siccome siamo un po' in ritardo dovuto all'assegnazione del premio dopo pranzo invece che prima come previsto, invito subito i primi tre relatori a venire qui accanto a me, quindi Cristina Passoni di Etatec, Valentina Parco del Parco Lombardo della Valle del Ticino e Laura Turconi, IRPI CNR. Sono tutte e tre in sala, Cristina, Valentina, sì? Prego. Allora, inizierei, se non ci sono problemi, con un piccolo cambiamento, perché mi pare di aver capito che Laura Turconi debba lasciarci un pochino prima del previsto, quindi Laura, IRPI CNR, l'intervento, la relazione dal titolo Proposta di gestione integrata di corsi d'acqua nelle Alpi centrali. Sì. Buongiorno a tutti, sono Laura Turconi, CNR IRPI, Istituto di Ricerca e Protezione Idrogeologica Torino, sede di Torino. Rappresento nella presentazione di questo intervento un gruppo, se parte la presentazione, un gruppo di lavoro che nasce con la necessità di soddisfare una richiesta della Regione Lombardia in merito al bisogno di disporre di specifici programmi di gestione dei sedimenti per i sottobacini, anche attraverso le richieste operative delle direttive comunitarie. E nasce quindi il progetto GESEFLU, gestione sedimenti fluviali, che tratta l'analisi dei sedimenti fluviali sotto un aspetto integrato, come una gestione integrata, soprattutto di tre corsi d'acqua, quali il torrente Adda, il torrente Oglio e il fiume Mera, l'Adda e l'Oglio nel loro tratto sopra l'acquale. Il progetto nasce quindi con una nutrita competenza di ricercatori e tecnici, con la convinzione che soltanto un'analisi integrata possa in realtà rappresentare uno strumento di oggettivo di valutazione dello stato di salute di un corso d'acqua, su cui comunque ci si deve basare per andare a elaborare delle soluzioni progettuali con degli strumenti operativi dettati anche dalle normative. La valutazione integrata che si è strutturata parte dalla necessità di ottenere, di avere la configurazione attuale del corso d'acqua per poi andare a individuare quale possa essere la configurazione di progetto attraverso in atto o ottenibile attraverso degli indirizzi gestionali. Si passa quindi da quello che è un processo di analisi a quello che è una sintesi, con la necessità quindi di coniugare i diversi aspetti funzionali di un corso d'acqua. In merito ai materiali e gli strumenti di base utilizzati per questa valutazione ci sono gli strumenti diciamo abituali, quindi i rilievi topografici, il catasto delle opere idrauliche che non era completato per le aste idrografiche analizzate, l'analisi storica da cui appunto si sono avuti numerosi spunti per interpretare il comportamento di tributari del corso d'acqua principale, un'analisi geomorfologica che valutasse sia la sua tendenza evolutiva nel passato che quella attuale, un'analisi idraulica e un'analisi di tipo ecologico-ambientale. Questo studio ha avuto la necessità di passare attraverso la realizzazione di alcuni prodotti che sono di base per poter procedere, quale ad esempio la realizzazione di ortoimmagini che grazie alla realizzazione di voli LIDAR ha appunto permesso con estremo dettaglio di avere un ortofoto mosaico di elevata risoluzione su cui costruire appunto tutta la modellistica e tutta l'interpretazione che ne dovrà seguire.
Un altro strumento importante è stata l'utilizzo di sezioni che sono state realizzate in sovrapposizione a quelle già a disposizione, in modo tale che si potessero fare dei confronti. Altrettanto importante sono state le analisi granulometriche condotte nei vari siti significativi lungo l'asta e lungo i settori di confluenza dei principali tributari, che hanno permesso appunto sia con un campionamento manuale che fotografico di ottenere le caratteristiche del sedimento, attribuendo a questi punti di prelievo un progetto GIS in cui queste caratteristiche granulometriche con le specifiche dei campionamenti georiferiti per poterle appunto integrare con le altre analisi che si sono condotte. Come dicevo, è stato anche realizzato un catasto delle opere idrauliche, sempre in base GIS, che ha permesso di avere tutte le opere rilevate, cartografate nelle loro tre dimensioni e appunto anche georiferite. La consistenza complessiva ha permesso per le tre aste di ottenere sia lo sviluppo chilometrico lineare che il numero di opere trasversali lungo tutti i tratti analizzati. Questo ha permesso di valutare quella che era l'artificialità dei corsi d'acqua analizzati e il concetto, la definizione dell'artificialità ha trovato chiaramente le basi in progetti già esistenti come il progetto IDRAIM, ma anche in altri studi di dettaglio e di riferimento bibliografico. Le caratteristiche dell'artificialità individuate sulla base delle osservazioni condotte ha permesso di ottenere delle classi operando per un'attribuzione di punteggi in base alle diverse caratteristiche che vedete riassunte in questa tabella, in cui appunto le presenze delle opere longitudinali, quindi la continuità di queste opere piuttosto che la distanza degli argini o alle opere di attraversamento ha permesso di arrivare a delle valutazioni numeriche che sono poi state raggruppate in classi, attribuendo quindi appunto quattro classi di artificialità che hanno permesso di descrivere lo stato complessivo, come vedete in questa rappresentazione, su base dell'intera asta. Un altro importante step del lavoro è stato quello di definire le tendenze evolutive dell'alveo attraverso un'analisi delle variazioni planimetriche e altimetriche sia nel breve periodo, quindi negli ultimi 10-20 anni, che nel medio periodo, con un intervallo dei 50-100 anni, analizzando sempre l'intera asta per segmenti e tratti omogenei. Il periodo temporale analizzato è quello che va dal 1954 al 2014, grazie a dei documenti cartografici e all'utilizzo di foto aeree. Anche le tendenze evolutive sono state ottenute grazie al confronto, come si diceva, delle variazioni altimetriche, sovrapponendo delle sezioni preesistenti a quelle appositamente fatte per questo studio, al confronto dei DTM a disposizione. Un altro aspetto molto importante è stato l'approccio analitico del carattere ecologico-ambientale dei corsi d'acqua, andando ad esaminare nel dettaglio, per comprendere i processi nella loro evoluzione, delle cenosi vegetali presenti nel corridoio fluviale e dell'uso del suolo compreso all'interno del corridoio fluviale nel territorio circostante. E anche in questo caso l'evoluzione temporale considerata, il periodo considerato per questa analisi, ha avuto inizio a partire dal 1954. Molto importante è stata anche l'analisi relativamente alla presenza di infestazione di specie esotiche invasive, alla continuità degli ambiti estrattivi e di lavorazione degli inerti che in queste valli, soprattutto nell'asta dell'Adda, sono molto importanti.
Vediamo qui ad esempio delle rappresentazioni cartografiche dei buffer di studio per l'aspetto ambientale ecologico, in cui si sono appunto esplicitati alcuni aspetti importanti, quali la funzionalità ecologica, la naturalità dei tratti o la struttura esaminata. Anche l'aspetto delle portate, quindi della parte idraulica, ha avuto molta importanza, soprattutto in base alla scala temporale e spaziale utilizzata, ai modelli che sono stati creati e soprattutto alla validazione e alla verifica di questi modelli a scala locale per valutare quale potesse essere il contributo dei tributari alla luce del disturbo antropico, quali possono essere ad esempio quelli che si possono vedere a scala di interventi realizzati. Quali sono stati i principali risultati? Sicuramente si è arrivato al primo step, che era la rappresentazione della configurazione integrata del corso d'acqua attraverso l'individuazione di indicatori per ciascun contesto, e così per la componente geomorfologica si è individuata l'alterazione morfologica complessiva come primo indicatore, per cui quanto l'assetto geomorfologico è stato alterato nel tempo, il potenziale recupero geomorfologico, quindi la capacità del corso d'acqua nelle attuali condizioni, quindi in assenza di ulteriori interventi, di migliorare il suo stato morfologico, combinato con gli indicatori relativamente alla cenosi vegetali e all'uso del suolo, che si esprimono come indicazione di alterazione antropica attraverso specifiche metriche, quale ad esempio la riduzione della superficie attiva dell'albero, la riduzione delle formazioni riparie, la connettività longitudinale trasversale, e il secondo indice di potenziale incremento di naturalità tramite riqualificazione, che è stato espresso attraverso quattro classi di valutazione. L'ultima componente è quella idraulico di trasporto solido, anche questa si esprime con due indicatori, il parametro T, che rappresenta la stima della capacità di trasporto solido espressa in metri cubi all'anno, e un parametro dimensionale che rappresenta quanto praticamente il corso d'acqua trasporta da Montevalle e quanto in realtà è stato estratto nell'arco dello stesso periodo. Il secondo obiettivo raggiunto era quella dalla configurazione attuale alla configurazione di progetto dei corsi d'acqua attraverso l'individuazione di scenari. Questi scenari rappresentano un obiettivo non per raggiungere le condizioni non disturbate, ma per raggiungere una buona funzionalità geomorfologica ed ecologica. Anche in questo caso è stato necessario combinare le diverse componenti, quindi a livello di ambito geomorfologico si sono individuati tre criteri di preservare, recuperare e mantenere le condizioni individuate, così come in ambito ecologico, anche in questo caso conservare, migliorare o recuperare, ad esempio, la connettività ecologica. Combinando in un'apposita matrice appositamente strutturata dal gruppo di lavoro, in cui abbiamo in verde le componenti ecologiche e in marroncino quelle geomorfologiche, si è individuata questa matrice che ha permesso di individuare otto configurazioni di progetto che integrate con altre tre relative più al corridoio fluviale hanno permesso appunto di raggiungere questo importante obiettivo, a cui va sicuramente associata la necessità di individuare degli indirizzi gestionali che chiaramente devono essere condivisi, perché necessitano di una valutazione della fattibilità tecnica, soprattutto perché in alcuni casi prevedeva la trasformazione dell'uso del suolo attuale, e a scala di tratto, perché sono stati articolati secondo appunto le varie componenti analizzate. Associate agli indirizzi gestionali sono anche state definite le modalità e la frequenza delle attività di monitoraggio dell'alveo, quindi il rifacimento di sezioni trasversali negli stessi siti dove erano state condotte in precedenza, nonché ad esempio delle regole operative necessarie per la verifica nel tempo delle condizioni del corso d'acqua. Chiaramente il tutto è stato finalizzato quindi a preservare e recuperare i processi geomorfologici, migliorare le capacità di convogliamento, migliorare, scusate, devo chiederti di chiudere perché siamo già oltre i tempi.
migliorare le capacità di laminazione naturale, conservare e migliorare la naturalità e la funzionalità ecologica del sistema, ovviamente in seguendo la normativa esistente. Ho finito. Grazie, abbiamo tempo giusto per una domanda, se c'è in sala. No? Allora proseguiamo oltre. Sì? Ok. Lei deve andare via, per cui forse c'è un microfono. Sa che non c'è il microfono, per cui... Ti chiedo solo se siete riusciti a fare qualche considerazione, se ci dici qualcosa in più rispetto alla valutazione del potenziale recupero, rispetto alla connettività dei sedimenti, di sorgenti ancora disponibili e connettività con le aree in cui c'è deficit. Intanto questo strumento è stato consegnato un anno e mezzo fa, quindi la Regione Lombardia lo sta attuando, lo sta facendo recepire anche ai professionisti e agli studi di progettazione, e quindi è una macchina che deve un po' entrare in funzione. Diciamo che le soluzioni che avevamo individuato sono soprattutto a scala puntuale, perché risultava molto compromesso l'intero sistema fluviale per la massiccia artificializzazione dell'intero sistema. Quindi a livello puntuale c'erano delle possibilità di recupero, però spesso trasformando la destinazione d'uso del suolo che è in atto e in previsione nel breve tempo. Bene, grazie.